Dal punto di vista operativo, diciamo, creare queste relazioni, abbiamo visto, è semplice. Volevo sottolineare il processo di creazione, visto che il tutorial precedente ha dato maggiore spazio al senso della relazione, piuttosto che all'effettiva creazione. Allora, ripetiamo, andiamo nel menu. Strumenti database e poi andiamo nel comando relazioni. Io al momento già vedo le tabelle, vedete? Già vedo nel senso che il database è già creato. Scendo un pochino più in basso per lasciare spazio e simulare l'ipotesi in cui le tabelle non siano ancora create, o meglio, le relazioni non siano ancora create. Quindi il primo passo da fare è quindi trovarsi in questo spazio relativo alle relazioni. Il secondo passo da fare è quello di visualizzare le tabelle che io voglio relazionare. Per cui che cosa faccio? Vado in mostra tabella e mi fa vedere tutte le tabelle che ho costruito. Vedete? Mettiamo la tabella clienti, aggiungi, e mettiamo la tabella fatture. Aggiungi, ecco qua. Adesso che cosa succede? Soltanto in questa ipotesi, siccome io ho già una tabella clienti e una tabella fatture, mi visualizza clienti e fatture, anche qui che ho inserito, ma con il numero 1, vedete? Cioè mi segnala, guarda che tu le hai già inserite queste tabelle precedentemente. Io queste tabelle le ho inserite al momento, quindi tabella clienti numero 1, fattura numero 1, quindi numero 1 soltanto per fare un esempio. Ovviamente se l'avessi posta dall'inizio, vedete, non mi avrebbe riportato il numero 1. Comunque, a titolo di esempio, facciamo finta che questa sia la tabella clienti e questa sia la tabella fatture. Siccome ad ogni cliente possono corrispondere più fatture, che cosa faccio? Prendo l'ID cliente, quindi clicco con il tasto sinistro e trascino col tasto sinistro del mouse e trascino verso l'ID cliente della tabella fatture. A questo punto mi si apre uno spazietto, una finestra che mi dice: guarda, ho capito che tu vuoi creare una relazione tra i clienti e le fatture, perché ad ogni cliente possono corrispondere, quindi ad ogni record di cliente possono corrispondere, diciamo, vedete come tipo di relazione, anche più fatture. A questo punto io che cosa faccio? Va bene così com'è, ma applico anche l'integrità referenziale, aggiorno i campi correlati a catena. Elimino i record correlati a catena e creo la mia relazione. Che cosa significa? Significa che da questo momento in poi ad ogni cliente ci sarà una ci saranno potranno corrispondere uno o più fatture. Non soltanto, ma se io apporterò una modifica al cliente, ebbene questa modifica si riverserà anche nella fattura, lì dove ci fosse una concordanza di campi, anche nel record relativo alla fattura. Non soltanto. Se io ad ogni cliente mi corrisponde una fattura, significa che c'è quasi un rapporto di genitorialità, come posso dire. C'è una tabella genitore e una tabella figlia. Queste fatture, in base a quelle opzioni che ho messo relative all'integrità referenziale, ebbene, cioè queste opzioni, vedete? Ebbene, che cosa succede? Che non possono, le figlie non potranno mai rimanere orfane. Cioè, se io un giorno dovessi cancellare il cliente a cui corrispondono la fattura 3, la fattura 5 e la fattura 9, ebbene, anche la fattura 3 e la fattura 5 e la fattura 9 si eliminerebbero dalla database. Quindi si aggiornano i campi correlati, si eliminano i record che sono collegati. Che cosa significa? Che io se aggiorno qualcosa in clienti, mi si aggiorna anche in fatture, ovviamente fatture relative a quel cliente che io sto aggiornando. Se io elimino il cliente, ebbene tutte le fatture verso che io ho
diciamo, è messo verso quel cliente, si elimineranno. Questo è il senso, diciamo, di queste proprietà che io ho, diciamo, vedete, che io ho inserito all'interno della maschera che mi consente di creare la relazione. Ovviamente adesso, perché il database funzioni e non abbia dubbi, io elimino queste tabelle che ho creato verosimilmente, vedete che ho creato verosimilmente, soltanto per fare l'esempio all'interno di questo tutorial.